Radio Press. Radio Press. Radio Press. Come tradizione vuole, con grande piacere incontriamo il presidente della provincia di Novara, Diego Sozzani. Buongiorno presidente. Buongiorno Piffero, ti ho detto mille volte che sono DJ Diego, capito? Buongiorno a voi. Buongiorno. Sento l'entusiasmo nella voce di sentirci. Sentire te mica tanto, voglio salutare tutti i miei fans. Ehi raga, Transolli, buttate quel 5. È quasi una penitenza, però noi come sempre abbiamo l'asso nella manica. Ah sì? C'è Marco Foti. Hanno aperto le gabbie dello zoo. Senta, so che ha diversi impegni istituzionali. Sì, è vero. Devo andare al circolo di Sovazza a giocare a ruba mazzetto. C'è una briscola in ballo a Lumellogno e poi devo guardare la mia agenda. Comincerà a parlare delle grandi opere? Speriamo di fare una sorpresa, poter fare un annuncio importante relativamente alla bretella che da Malpensa potrà raggiungere l'autostrada A4, quindi nella zona di Agognate. È un suo pallino questo? Ma un pallino, io gioco a gol. Per la verità col pallino gioco anche a boccette. Presidente, io volevo invece parlare di un altro argomento. Questi giorni si parla molto delle problematiche riguardanti l'educazione, in particolare i bambini, i minori in genere, l'educazione scolastica. In questo senso, dopo anche l'omelia del Vescovo di Novara e soprattutto per l'anno del volontariato, abbiamo deciso di intraprendere un dibattito. Speriamo possa coinvolgere relativamente all'emergenza educativa. Vedremo le risposte e soprattutto vedremo gli elementi di collaborazione affinché la provincia possa farsi interprete delle esigenze del territorio. Sì, ma parliamo anche del mio programma, o no? Nei casi in cui mi trovo, con cui ci troviamo a che fare noi in questo momento, Paolo e Carmelo, no, Marco, è disperata la situazione, secondo lei? Io ti capisco, Marco. Per fortuna gli irrecuperabili li hai tutti tu. Raga, Transolli, vi aspetto nella prossima puntata di Radio Press. E vi ricordo che tutte le puntate le potrete guardare su portale novara.com. Da DJ Diego, buon weekend a tutti. It's a-